Ciao a tutti, sono Rotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su Divine Isaac Afterworld e come potete intuire andiamo a fare una nuova challenge e stavolta apriamo Pokémans. Ho già fatto 30 secondi di partita precedentemente per capire di che cosa si trattasse. Come vedete si parte con il mascara Dive, quindi abbiamo la possibilità di applicare l'effetto Charming sopra i nemici e quindi renderli nostri alleati e al contempo abbiamo anche la Pokéball, chiamiamola così, in realtà ha un altro nome, a Friendly Ball si chiama forse, ovvero abbiamo la capacità di spawnare, ecco fantastico, ci hanno già colpito, dei nemici che combattono al nostro fianco. Il fatto è che, no, non ci credo, mi hanno incastrato, ok. Ricominciamo. Possiamo spawnare dei nemici che combatteranno al nostro fianco. Sono spawnati casualmente e quindi direi che è cambiato l'effetto rispetto a quello che aveva precedentemente in Afterbirth. Infatti precedentemente permetteva alla sfera di poter catturare un nemico e di portarselo nei piani successivi fino a che non veniva ucciso. In questo caso invece possiamo spawnare un nemico che combatte per noi e devo capire i tempi di ricarica, perché devo capire se posso rilanciare un altro quando viene distrutto o come funziona. Ah, bisogna stare attenti che però quando si spawna un nemico che ha più fasi, come si è visto il cervellone, se viene distrutto il cervellone, i cervelletti in questo caso continuano a combattere, cioè esistono ma non sono più nostri alleati ma sono nostri nemici. Ci sono ovviamente dei personaggi, dei mostri che possono venirci particolarmente bene, ce ne sono altri che potrebbero farci molto male, cioè non potrebbero farci molto male ma non sono particolarmente utili. Per esempio nella prova che avevo fatto precedentemente avevo avuto la fortuna di spawnare il fantasma di quelli che compaiono e scompaiono, che lancia il brimstone e mi ha fatto un bel po' di danno al boss. Sì, non stiamo avendo molta fortuna, anche perché questi sono nemici che fanno danno a contatto e quindi muoiono subito, però fanno un sacco di danno. Vai, questo già è un ottimo, perché spara a distanza e finché non viene... Tra l'altro i nemici continuano a puntare me, quindi in teoria le chiappette parate le ho, in teoria. Bombs coin purse, bombs are key, va bene, è uguale. Health down? One make you small, questa è buona. E infested, dai. Health down mi è rimasto un po', diciamo, un po' stretto, dato che contavo tanto invece di... Cioè, tutto sommato stava andando... Ecco, ci siamo fottuti il nostro Pokémon fortunato. Tutto sommato sta andando abbastanza bene e invece sta andando tutta bagasce. Cioè non è sta andando tutta bagasce, però perdere una vita così presto non è ottimo. Sì, volendo potrei quasi non rompere le cacche e far fare tutto al Pokémon. Solo che se continuo a spawnare Pokémon che si muovono casualmente... Tra l'altro questo lascia poi una mosca blu. Cioè una mosca, uno di quei così striscianti blu, quindi mi lascia un nemico in più. Devo stare attento, non è facile... La torretta potrebbe essere buona. Non mi ricordo se spawna colpo singolo, ma cosa farà? Spara sempre o spara solo quando il nemico lo sta mirando? Non è facile capire come funzionano i mostri quando non siete ad affrontarli. Che bello, Envy in tazza piccola. Vediamo di non distruggere i fuochi, perché infatti è la nostra opportunità di fargli fare tanto danno da solo. Fantastico. Una troll bomb, non altrettanto fantastica. E niente, dicevo, ho voluto provare questa run prima di cominciare a registrare, cioè capire un attimo come fosse, soprattutto sperare che non fosse una run particolarmente lunga. Stasera le proprietà di linguaggio proprio l'ho lasciata a casa. Perché, fermi tutti, prima cerchiamo la stanza segreta, perché con la stanza segreta magari troviamo le monete necessarie per uno shop, qui può esserci. Perché, porca merda, ho perso la possibilità di trovarla. Cioè, oppure potrei entrare e comprare una... Però chissà, potrebbe essere qua a destra, potrebbe essere... Qua a destra? Sì. Potrebbe essere anche sopra. No, troppe possibilità, niente, scendiamo al prossimo piano. Però tre chiavi, vediamo... Beh, entriamo nello shop, vediamo se ci sono quei grigi, se ci sono cose in saldo. Con quel grigio in saldo, la cosa più bella che potesse capitarmi. E volevo provarlo proprio perché è stato, diciamo che non sono proprio in forma. Però voglio comunque portare contenuti di Afterbirth Plus. E soprattutto, cioè, cercare di mantenere, di fare anche un po' di backlog. Ecco, ora mi servono le chiavi.
cercare di fare un po' di backlog, cercare di portare contenuti continuamente, dato che in molti me l'hanno chiesto nei commenti e avete anche ragione sul fatto che non ne abbia più portati tanti di video di in singolo di The Binding of Isaac. Tuttavia, appunto, diciamo che oggi, stasera, mi sono un po' forzato per mettermi a registrare, perché effettivamente è proprio cotto. Cioè, adesso sono le... manca 5 alle 9. Ho studiato tutto il giorno perché lunedì ho un esame e sono molto, molto stanco. Però capisco anche che devo portare un po' di video. Qui, su questo piano, c'è una libreria, una stanza con due chiavi, quindi potrebbe essere una stanza del dado e... magari ricordiamoci di usare tipo l'unico oggetto che abbiamo. Oh, seriamente? Questo è bello, dura pochissimo ma è bello. Infatti, già morto. Ok, un attimo che non voglio prendere danno. E quindi sto cercando di comunque portare video, però prima volevo assicurarmi che fosse una run... Ah, è mio amico, non avevo mica capito. Che fosse una run particolarmente impegnativa. E non so quanto lo sia in realtà, perché il non trovare oggetti sono quelli da... Mica male lo spawner. Perché spawna altri ragni. Cioè io potrei stare qui fermo e continuare a generare ragni, però non sarebbe molto furbo. Chiavi ne ho due. La stanza del tesoro non c'è. Io aprirei le due stanze singole. Però se una è la libreria... Vabbè, uno però non shop. Ok, ci abbiamo preso. Ah, c'è anche la curse del mi incazzo come una iena. Quindi... proviamo. Champion belt, buono, un damage up che lo volevo. 1,69 non è male. E non andare nell'altro perché se è una libreria vuol dire che mi dà degli oggetti attivi, che sono i libri. E non credo di volere il libro come oggetti attivi. Ragni miei, fate qualcosa. Ok, non fate un cazzo di danno, siete inutili. Siete buoni. Posso spawnare un altro. Cosa ho spawnato? Una mosca di merda, ottimo. Per di più, se riesco a non prendere danni, o troppi danni perlomeno, contro di lui, posso anche andare da Satana, che sarebbe gradevole. Magari spero di trovare qualcosa come Abaddon, che mi dà un po' di cuori neri. E, tra l'altro, ho ripreso la vecchia abitudine di cominciare i discorsi e non portarli a termine. E niente, volevo qualcosa di tranquillo, qualcosa che potessi fare abbastanza tranquillamente, senza dovermi strappare i capelli. In realtà non so se sia stata proprio la scelta più adeguata, bene o male è una challenge e non so quanto velocemente aumenterà la difficoltà. Se è un HP up, magari lo voglio prendere dopo. Sì, vabbè, è uguale. Io prenderei tutti e due gli oggetti, sperando in bene. Dark Bam, alla grande. Headless Baby, un po' meno. Dimmi che è un HP up. No, speed up, pizza di zano. Merda. Ok, c'è ancora il video allo shop. Vi prego, ditemi di sì, se no sono un pelo alla bratta. Nope. A parte che non avrei avuto neanche i soldi per comprarlo. Posso spawnare un altro? Se te ho lasciato una batteria dietro, quindi andrei a prendere un altro Pokémon. Che bello che stiamo riempiendo i nostri Pokémon. All'inizio non capivo perché avessero dato... Ottimo. Retrovision. Perché mi avessero dato... Bombe ne ho, non riesco a capirlo con Retrovision. No, è zero. Il Mascara di Eve, pensavo fosse un... prendere in giro qualche personaggio dei Pokémon, poi ho pensato solo dopo che dà l'effetto delle Charming Tears, quindi è tutto volto all'avere alleati tra i mostri. Ed è carina come challenge. Simpatica, qui non c'è niente. Bombe, vorrei averle e qui lascio ovviamente spazio a chi non vede l'ora di fare battute molto simpatiche su me le bombe. Una bomba. Ok, oh, non posso prendere danno, dimenticavo questo piccolo dettaglio. Retrovision, ho intenzione di continuare. Ti odio, Darkbam. Cazzarola, non ho vita, prima volta che mi dai qualcosa. Mi dai un ragno. Grazie, ben gentile. Ok, cerchiamo di non fottere tutto qua. È vero, ho fatto il cavallo goloso con gli oggetti di Satana, ma sì, in effetti potevo anche saperlo, dato che... Headless Baby sta facendo il suo lavoro qua, comunque... Magari spawniamo anche qualche mostro ogni tanto. Se anche potessi andare lì. Questo Mimic. Sì, palesemente un Mimic. È diverso dagli altri. Non ci credo. Cioè, in realtà non so. Magari me lo sto inventando io. Però mi sembra diverso quello scrigno. E dato che adesso ci sono i Mimic, aspetterei ad andare ad aprire quello scrigno. Ma bello, ci vogliono proprio delle torrette. Ora, se mi lasciaste dei cuori rossi, andrebbe anche bene.
Sarebbe buono da trovare Little Chad in questo momento. Non ho visto proprio arrivarmi il colpo in faccia. Ricominciamo. E volevo fare una partita breve. E no, però, io l'avevo spawnato il mostro. Mi sono mangiato lo spawning di un mostro perché sono uscito troppo velocemente. Ecco, questa è una cosa che un po' mi sta sul cazzo, perché c'ero quasi in realtà. E niente, volevo fare una cosa semplice, invece sono morto, devo ricominciare da capo. Me le sto cercando proprio tutte. Per di più le challenge spesso sono le cose, per chi è un fannullone come me, da cercare di fare il prima possibile quando escono nuovi DLC. Perché di solito poi vengono fuori i metodi per... Ah, buono, minchia, l'oggetto più forte del gioco. Ah, preferisco quasi buttare giù te. Quando escono fuori, diciamo, tattiche per cercare di... cioè si scopre che magari se si prende una determinata combinazione di oggetti la challenge diventa una porcata, cose simili. E quindi poi spesso correggono queste cose, levano dal pool degli oggetti trovabili cioè determinati oggetti. Quindi tutti cercano di farlo il prima possibile spesso, perché poi diventa qualcosa di infattibile quando le sistemano. A volte magari diventa anche più semplice, credo sia capitato. Ma lo stesso dell'host come personaggio inizialmente era qualcosa da mettersi le mani nei capelli, poi l'hanno reso un pelo più semplice. Perlomeno sbloccarlo. Poi... Partiva sempre col... Ah no, poi quando è uscito Afterbirth hanno messo che parte anche con... come si chiama? Con la... con l'Olimental se si riempie la... Donation Machine del... Grande, non ho neanche dovuto usare una bomba. Ma quindi posso usare te per cercare le stanze segrete? Sì, ma non sei di grande aiuto e soprattutto qua non può esserci. Sì, riempie la Donation Machine della Grid Mode. Spawna un po' qualcosa di utile. Interessante. E abbiamo esplorato tutto. Su una bomba andiamo a battere il boss. Tre cuori grigi, Gemini. Non dovrebbe essere troppo complicato. Però il problema dei vari nemici che combattono al tuo fianco è che si confonde tantissimo facilmente i colpi dei nemici con... perché sono identici con i colpi tuoi. Non stai spawnando cose utili. Si stanno colpendo a vicenda. Però non è giusto che Gemini grande non faccia danno a Gemini piccolo da contatto. Questa è un pelo un'ingiustizia. Ah, perché in teoria non è che... Però boh, è strana questa cosa. Porca troia, danni da coglione, ne vogliamo? Ho spawnato tra l'altro l'alleato più stupido di sempre. Grazie, ben gentile. Utilissimo. E quando muore mi lascia anche la mosca esplosiva come nemico. Ecco, appunto. Però se riesco a farli esplodere quando sono vicini, ma conoscendomi non riesco neanche a camminare in linea retta. O forse... quasi. Sì! Sì, vabbè, questa è stata una mossa tattica da vedere a rallentatore. Ho applicato l'effetto di Charming su Mini Gemini. Buono. Range per Tears Up e tanti cuori grigi. Quindi continuiamo di andare la strada dopo. Ok, ho messo l'effetto del Charming Tears, minchia che palle, su Little Gemini che è andato a schiantarsi, quindi contro la cosa esplosiva si è fatto danno. Adesso andiamocene verso. Ah, shit. Ci andiamo dopo, però. Lo voglio, ma lo prendo dopo aver... quindi perderò un altro guarigio in totale. Dopo aver preso il patto con Satana. Sperando di prenderlo, ma direi di sì, perché devo prendere 8 danni per non prenderlo. Io spero davvero di non prendergli 8 danni. Vuoi morire? Grazie. No? Sì? Grazie. Prendiamoci anche il suolo del penny. Ogni volta che prendiamo danno rilasciamo un penny e spawniamo un alleato che mi sono bruciato come prima. Sono un genio. Ma posso anche... ok, non devo per forza distruggerli, o forse devo... ok. È stato puro sadismo il motivo per cui ho fatto esplodere tutto. Anche forse per ossessivo compulsività, per avere la stanza vuota. Vorrei trovare... gli spawner sono la cosa che più odio al mondo. Posso spawnare uno spawner tra i nemici spawnabili con la Friendly Ball? Spero proprio di sì. Non lo so, ma spero proprio di sì. Uno. Due. Un cervelletto e... una maschera che muore perché non ha il corrispettivo cuore. Che stronzata è? Cioè, non potete farlo, dai. Questo è un pelo bullshit, eh. Un pelo.
Era nemico il ragno, eh? Pensavo fosse mio. Cominciano a capirci più tanto, eh. Troppa roba in giro. Dammi uno buono per battere il boss. Proprio quello che volevo, mamma. Vabbè, Finn non dovrebbe essere un grosso problema. Disse prendendo tipo 200 danni da Finn. C'è di buono che ogni volta il mio Pokémon viene fatto fuori, posso spawnare un altro. Ormai sono diventate Pokémon, non sono più mostri che combattono al mio fianco. Possono essere anche versione campione, tra l'altro, oppure versione vegetale, dato che non si muove. Tendi anche a darmi una mano, o ti ho spawnato per farmi compagnia? Belly Button, posso anche prenderlo. Così posso tenere due trinket, e no, Ringworm, potete tenervelo. Questo qui dà solo il volo. Questo qui dà volo più lacrime spettrali. Così prendiamo anche solo mezzo danno entrando nella Curse Room. Quindi andiamo nella Curse Room, diventiamo gatti. Magari, sti cazzi. Prendiamo il gatto morto. Così però abbiamo 9 vite e non prendiamo con i rossi. Tum, tum, tum. Oh, non prendo neanche danno qua. Non che l'avevi preso perché sono troppo pro. In uscita però si prende, ovviamente. Ho 11 monete, voglio continuare a esplorare nella speranza di trovare altre monete per andare allo shop. O una bomba, volendo. Che non è male, se si volesse andare. Tra tutti gli oggetti. Quello lì è l'if bag, in pratica è un oggetto attivo, ogni volta lo uso perdo mezzo cuore rosso e mi viene data una quantità casuale di monete, che cioè, non so se tra l'una e le tre monete forse, è uguale alla donation machine di sangue. Fosse stata invece la sacca di sangue sarebbe stato ottimo perché mi avrebbe dato, come si dice, mi avrebbe dato... un cuore in più e mi avrebbe ripristinato tutta la vita, credo. Allora, lo shop è di qua. Se riuscissimo anche a trovare così per caso una stanza segreta o qua giù o qua su, questo è stato il regalo più bello che potessi desiderare. Vabbè, gli oggetti dello shop non mi interessano. Mi prendo il cuore grigio, che invece mi interessa un sacco. E andiamo giù. Adesso sarebbe ottimo avere Dark Bam, maledizione. Non prima con mezzo cuore soltanto, che poi ti spawna solo ragni, perché è anche un po' pezzo di merda. Ah, ok, la mosca stupida. Ma cosa fa? Si pianta in alto nelle stanze e non fa niente. È un supermobile, non è un mostro che combatte al mio fianco. Ho notato anche, ecco, che nelle mie registrazioni si sente tanto il pestare dei tasti della tastiera, quindi sposterò un pochino il microfono, perché ce l'ho proprio accanto a... tra me e la tastiera, in pratica. Lacrime spettrali ci sono sempre, sì. Ok, buono. Curse Room, vogliamo andarci adesso o dopo? Che ti dico, quasi ci vado anche adesso. Però prima vediamo Bad Trip. Yeah. Ah, tra l'altro volendo poter uscire senza prendere danno usando The Chariot, ma The Chariot preferisco tenermelo per altre situazioni. Che culo. No, sto avendo un bel po' di culo, ma poi compenso con la stupidità, quindi non preoccupatevi. Death e Death. No, teniamo The Chariot. E dicevo, certo, appunto, teniamolo tipo per donation machine per situazioni brutte in cui preferisco rendermi invincibile. Oh no, allora vedi che spari, non sei solo un supermobile. Però sto prendendo un po' troppo in là. Sai cosa? È arrivato il momento di The Chariot. Proprio quello di cui stavo parlando. E mi sono preso anche la moneta. già volo. Mannaggia te. Ok, devo stare attento, mi sto... distraendo un po' troppo. Perché comunque continuava a seguirmi anche se è in stato di charm. E se è in stato di charm può farmi danni. Cioè se è come il mostro che spawna, in teoria no. Se però in realtà è sempre, pur sempre un mostro, sì, potrebbe tornare a farmi danni. Ok. Beh, oggetti ne abbiamo trovati. Peccato che avessero effetti identici. Quindi diciamo che non... ce ne siamo accorti, però ci ha dato, ci ha dato un cuore eterno, che non è male, dato che al prossimo piano vuol dire che possiamo tenere un cuore in più. Wow, addirittura. Gasato marcio. Il problema è che quando si spawnano nemici che fanno danno da contatto, si sa già che li si perde in 3 secondi e mezzo, perché moriranno velocemente. Però questi hanno un po' di vita, cioè questo ha un po' di vita. Ma non stai facendo danno, o sbaglio? Anche te sei lì a fare il soprammobile più di quanto non lo faccia la mosca che ha spawnato. Sì,
Sì, davvero. Non ci sta neanche provando la mosca che ho spawnato. No, no. Fa la carica e non fa danno. Quel ragno è amico, nemico, nemico. Merda. Spawnata un po' troppo roba. Ah, ma siete... Oh, ma ti spawni anche roba. Ok. Se riesci a non morirmi, saresti il miglior alleato. Grande. Ma guarda quanti cervelli. Un esercito di cervelli. Non devi morire mai, te. Oh, che palle. Ok, mi stavo grattando l'occhio, chiedo scusa. Prossimo alleato. Spawnato su niente. Oh, no, no. Bene, bene, bene. Ok, abbiamo di nuovo l'esercito di mostri. Dobbiamo stare attenti però a non confonderci, prima cosa. E tra l'altro, quando me ne muore uno mi si ricarica, quindi posso solo continuare a lamentare. L'esercito di bestie che ho, fin tanto che mi ricordo di spawnarle. Sono confuso. E te che non prendi danni, in teoria sono da dietro. Wow. Non so se... Non lo so, bisogna vedere come intende andare avanti questa challenge. Se diventerà sempre più difficile o no. Ho 4 cervelli che mi seguono, un mini mostro. Uno spawner di cervelli. Ok, qui è brutta. Qui è dove perdo tutti. E dove perdo anche la run, se non sto attento, perché ho un po' poca vita. E il problema è che... Perché speravano in orizzontale se non ero ancora andato davanti? Sì, c'è qualcosa che non mi torna. L'ho perso tutti, comunque. Sembrava che stessi vincendo. E tra l'altro non ho quasi più vita. Non so se è per la registrazione o se è perché... Boh. Oh, third option. Mi piace. Third option, vabbè. Con i grigi non ce ne sono quando servono. Ci sono 5 monete. Vogliamo prendere la carta? The Hierophant, sì. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Tutto calcolato. Così adesso possiamo andare a provare a battere il boss. Che non è qua, logicamente. Sarebbe stato troppo bello per essere vero. E... stare attento alle lacrime a inseguimento, che è quello che mi ha fottuto la scorsa run. E grande per le 5 monete. E abbiamo un po' di quei grigi per prenderci la chiave, nella speranza di trovare Satana. Anche se in realtà, avendolo trovato il piano precedente, non sono tante possibilità di trovarlo. Dai, raga. Cioè, te parti incatenato proprio. Sì, il problema davvero di questo run è, secondo me, riuscire a distinguere tra i nemici e gli amici e cercare di non farsi fregare troppo da... dalla quantità di roba spawnata e soprattutto dai colpi lanciati dagli amici. Grazie, utile a niente, ti sei schiantato e sei esploso con questo pipistrello di merda. Te però sei utile. Ok, andate. Tant'è sta cazzo di boss room è tipo dall'altra parte del mondo. Spawniamo. Ah beh. No sì, ci sono dei casi dove con uno spawn si spawna un mostro davvero davvero utile. E altri in cui potevi farne a meno. Però dai, poteva andare peggio. Oh, c'ho le lacrime spettrali. Si esplodi, gli esplodi, gli esplodi. No vabbè. Dai, dai 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 che c'è. No, c'è la roccia tinta. Mi sa che la farò esplodere. A meno che ultimo tentativo. Grande. Ah, bag of pills. Vabbè, proviamo. E spawniamo. E se provate ad affrontare il boss. Vabbè, almeno mi sono tolto un nemico dalle valle. Pip, non mi piace Pip, per niente. Oh, grande, 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 grande. Durato tanto. Non ho capito neanche cosa ti ha ucciso. E io però ho capito che Pip devo stare un attimo più attento. Non so se faccio prima, evita di spawnare mostri. Vabbè, no, è già morto. E tra l'altro le lacrime spettrali, potrò stare qua se non fosse per i piperai. Ok, muori. Please. Niente Satana, però ho un HP up, ho un HP up più tears up, quindi... Ok, quindi torniamo ad avere 3 cuori rossi, però non abbiamo più cuori grigi. Beh, tutto sommato abbiamo un po' sistemato la situazione. Aver trovato quello che ci dà da volare più cuore eterno forse è stata la cosa migliore di questo piano. Non posso neanche andare lì perché adesso ho troppi cuori. Chi l'avrebbe mai detto, tipo 2 minuti fa. Ok, per un attimo ho perso il controllo del mio personaggio. Penso di andare totalmente da un'altra parte. Ok. Sei già morto. Ok, un cazzo. No, non sono particolarmente utili. Scusate.
Sto morendo. I mostri che stiamo trovando. Parlando invece d'altro, per fare un po' di discorsi conviviali, dopo aver ucciso sti qua, datemi un secondo. Ok. Di recente, oggi mi stavo preparando per l'esame. Vabbè. E in particolare mi serviva da recuperare delle nozioni su un particolare argomento dell'esame che non... Diciamo che non è stato spiegato... Cioè non è che non sia stato spiegato chiaramente, non è stato spiegato anche in maniera abbastanza chiara, ma non a livello poi delle prove che ci venivano propinate dalla stessa persona che ce l'ha spiegato. Quindi ho dovuto recuperare gli argomenti e ho scoperto che su YouTube ci sono delle lezioni di Rai Nettuno, che è praticamente l'università in televisione, tenuta da docenti in serie, quindi in pratica c'è tutto un corso di controlli digitali di ingegneria, cioè le stesse identiche cose che uno fa all'università, ed è disponibile su YouTube. Cioè una cosa che a me ha tipo fatto esplodere il cervello, l'idea che se una voglia... Ah merda, ti è strano. Se una voglia può benissimo andare su YouTube e imparare le nozioni che vengono insegnate in università. Certo, poi non è il titolo, però intanto cioè affascinante come cosa. Poi se gli argomenti sono interessanti, casa anche, è estremamente bello. Vi consiglio a tutti, se qualcuno avesse mai avuto qualche interesse ingegneristico. Cioè, non so se ci siano poi anche di altre materie, di altre facoltà, però vi garantisco che è una soddisfazione. Anche solo se volete sapere di che cosa tratta un corso di laurea in ingegneria, siete ben serviti con... No, perché l'ho fatto? Vabbè. Con quel materiale lì. Ed è a disposizione di tutti su YouTube. Allora, già l'avevo trovato precedentemente, però il ripensarci, cioè rivederlo, mi ha fatto dire wow. L'avevo usato per, tipo, metodi matematici, e poi l'ho trovato adesso per controlli automatici, ma c'è di tutto. Ah, lo spawner, non l'ho visto. Perché il mostro che ho spawnato io spawna... Ah, ecco, bravo. Sto per dire, spara dappertutto, tranne che dove deve. Preso un po' di danni. Non capisco più che amico che nemico, perché poi ci sono anche quelli che diventano amici temporaneamente, quindi pensi che siano amici, però 2 secondi dopo ritornano nemici e quindi te lo mettono in quel posto. Ok, no. Perché? Ne sono alcuni poi che muoiono allo spawn. Dicono no, va bene, non merito di esistere. Ok, ho rischiato anche di prendere danno dalla cacchina. E quindi è affascinante. Cioè in realtà era anche da tanto che non mi mettevo a studiare per un esame, perché non ho più avuto esami, però ho avuto a lavorare alcuni progetti. E ho anche riscoperto un po', non picchiatemi chiunque stia studiando in questo momento e vorrebbe uccidere me per quello che sto per dire. Ho riscoperto un po', e ho capito, se mi incastri, porca di quella troia, il piacere di studiare, nel senso il piacere di dire, ah, questo l'ho capito ed è una figata. Cioè, è una figata perché è una cosa che funziona. Cioè, quando funziona qualcosa, quando... merda. Mi sono perso il patto con Satan. Contro The Hollow, tra l'altro. E continuo a prendere danni, tra l'altro. Sono un genio del male, tra l'altro. Sì. Beh, tutto sommato abbiamo trovato anche oggetti decenti, eh. Oh no, cosa mi ero dimenticato? Ok. Ah, lì c'è il mezzo cuore che cercavo. Andiamo nella cursor. Dai, tutto sommato, cioè, seguite un attimo il mio ragionamento senza uccidermi. Studiare, bene o male, regala delle soddisfazioni, nel senso, forse è un discorso che vale di più a livello ingegneristico se si fa qualcosa di, non dico di pratico perché di pratica in realtà non c'è quasi un cazzo, però di applicativo, che poi può avere un riscontro, si può dire, ah, sono in grado di fare questo, sono in grado di vedere questo, sono riuscito a fare questo, sono riuscito a fare un esercizio, sono riuscito a fare quest'altro, e c'è la soddisfazione quando si capisce come funzionano le cose e... soprattutto quando si capisce quello che si sta facendo in generale. Ed è un piacere, cioè, secondo me è una grande soddisfazione vedere di capire cosa si sta leggendo, capire come si fanno certe cose, capire cosa c'è dietro e quindi aumentare la propria conoscenza. Cioè, secondo me è una delle sensazioni più belle che ci siano. Poi mi picchieranno tutti i studenti, dicono, no, la scuola fa schifo, che palle. Ok, cioè, nessuno ha mai detto che sia facile, né tantomeno che sia divertente. Però la soddisfazione che si ricava a posteriori è unica nel suo genere, secondo me. Cioè ci sono... Ma porca troia, te da dove... Non c'eri prima? C'eri prima? Secondo me no. Non si capisce niente. Ecco, il problema di questa challenge è la quantità di roba che c'è a schermo. Non riesco a... Guarda qua.
C'è solo un nemico, solo un cazzo di nemico, e io non riuscivo a capire chi fosse. Oh, ottimo, le mani di mamma, non vedevo l'ora. Ah, più le torrette, ok, ottimo, danni presi. Stai un attimo all'occhio perché c'è tanta roba, tanti proiettili, e non ci capisco una cosa. Se non mi morisse il cervellone sarei più felice, perché spawna cervellini. E niente, quindi cioè nella vita non scoraggiatevi mai per studiare. Poi se vi ci mettete, ve la leggete con calma, la prendete come cosa interessante, fidatevi che bene o male delle soddisfazioni le trarrete. O poi cioè, c'è di tutto al mondo, cioè quella roba lì che è proprio ti sta sul cazzo, non vorresti mai studiare nella vita e sei costretto a studiare, allora per quanto tu ci provi non ti interessa minimamente, però secondo me, ecco, la soddisfazione di imparare nuove cose è una delle cose più belle che ci siano. Lo sbattone di metterci a impararle è uno dei più pesanti che ci siano. Però cioè bisogna riuscire a compensare, cioè a dire ok dai, devo fare questo sacrificio, però so che alla fine ne trarrò qualcosa. Questo belli batto? Sì. Qualcosa che di bello, che ne vale la pena soffrirci, ecco. Ma no, non datemi pure il boss. Fatemelo sempre trovare come ultima stanza. E anche lo shop mi interesserebbe, dato che ho 22 monete. E, ok, sta degenerando la situazione cervelli. Vorrei comprare un oggetto, dei cuori grigi, della vita, perché non sono messo neanche così tanto bene. Forse faccio un po' troppo lo spesso, lo splendido, e uccidiamo lo spawner di moschine. Sì, c'è troppa roba a schermo, come faccio a capirci qualcosa? Siete morti tutti? Boh, chi può dirlo? No, infatti. Oh, madonna. Intanto spawniamo, perché posso spawnare ancora. Ah, aspettate che in più del naso. Nye. Ho 6 bombe, quindi posso anche... Yes. Sono 4 fuochi? Ce la sentiamo di rischiare così tanto? No, perché quelli sono isolati, per non so se l'esplosione li raggiunge. Ma te sì. Second missing page al posto del Swallowed Penny, quasi quasi. Cioè, di soldi ne abbiamo per ora, quindi... lo facciamo. Dai, tutto sommato sembra esserne già valsa la pena. Vorrei aprire anche l'altro. Sto per morire soffocato. Ecco, ogni volta che mangio delle noccioline o qualcosa dal sesamo, finisco sempre in questa situazione qua in cui non riesco più. Non a parlare, però rischio sempre di soffocarmi. Perché c'è sempre qualche resistenza. Anche col cocco. Anche il cocco me lo fa. Ditemi che lo fa anche voi, che non sono l'unico imbecille che si trova ogni volta a soffocare perché mangia qualcosa che... In realtà, cioè, perché sembra che lasci delle piccole particelle, delle bricioline in bocca che... Quindi il tizio, il cervellone, spawna anche cervellini, campione? O l'ho spawnato io adesso, per sbaglio? Può essere. Ok. Bene, ho ottenuto un po' di bombe, un po' di chiavi, un po' di vita. Ah, volendo potrei anche, già che ho 6 bombe, tipo cercare... Non le torrette, volevo cercare un cuore nero, ma vabbè. Shop, finalmente. Tutti i cervelli che avevamo prima, dove sono finiti? Ah, forse ne ha schiacciate le mani, mamma. Ah, voi siete nemici! Scusate. Ignorati completamente. Dico, dai, ho svuotato la stanza, ma manco per il cazzo. No, sì, il problema è capire davvero chi sono i nemici. E poi c'è la mosca vegetale che invece continua a fare il suo porco lavoro. C'ho una power pill e c'ho 48 ore di energia. Yeah. Perché non posso lanciarla sulla power pill. Prendo questa. Lanciata. 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 E cerchiamo il boss che ovviamente sarà nell'ultima direzione da noi scelta. Sì, però se non la smette di caricare. Io sto diventando scemo, eh. Partivo male, lo sapete. Però c'è sto qua che continua a caricare la gente. Se continua a caricarla mi si incrociano gli occhi e non ci capisco più niente. Poi c'è la mia mosca che spara i colpi rossi. E questo qui che è diventato amico per sempre. Solo adesso, per sempre direi. Che ansia, ragazzi. Oh no, no, li spawn. Troia. Mi serve un pochino più... Perché ho 3-5... Calma. Perché ho il danno base? Non avevo preso un oggetto che aumentava il danno. Mi sto sbagliando? Sì. Era la gran precedente. Qui non capi... Boh, non si capisce niente, ragazzi. È davvero troppo. È davvero troppo per me. Parlando invece di Afterbirth Plus, ci sono
un po' di voci di scontento, cioè, ma per primo anche tra chi lo sta giocando online, chi non lo ritiene effettivamente un DLC che valesse la pena di prendere. E... ah, meno male che è morto lo spawn a cervelli. E... boh, secondo me non è stata compresa la natura del DLC. Cioè, non lo sto dicendo per parare il gioco agli sviluppatori, cioè non ho alcun legame con loro, a parte il fatto che ho fatto un sacco di video sul loro gioco. Ma credo che il valore aggiunto di questi DLC non fosse tanto nel 15.000 nuove challenge, 16.000 nuovi oggetti, 300 ore di divertimento in più. No, credo fosse incentrato proprio sul aggiungiamo le mod e poi facciamo diventare il gioco più grande del mondo, perché tanto ci sarà gente che fa mod bene, e l'abbiamo visto con Antibird. Cioè, l'uscita di Antibird a un paio di settimane prima dell'uscita di Afterbird Plus nocciolina, è stata merda. Sta soffrendo. L'occhio che spara Brimstone, sì. È stata proprio, secondo me, la conferma per Edwin McMillan e Calis che Afterbird Plus è una cosa giusta. Perché così avranno... ok, Sister Beast, questo è un problema. A meno che... quanto danno fa l'occhio col Brimstone, ti prego, rimani per sempre. Sei il mostro della vita. Sai che prendo Speed Shot là. Abaddon di corsa. Però prima prendiamo l'altro. Potrebbe essere una scelta azzardata, però... intanto aumentiamo il danno, finalmente. La Rate of Fire è estremamente alta, la nostra velocità è estremamente alta, e abbiamo 6 cuori neri. Dobbiamo fare attenzione. E poi, vabbè, 9 vite anche, dimenticavo. Dobbiamo andare fin da Satana, però. Cioè, secondo me... non va preso come un DLC del tipo... come Wrath of the Lamb o come Afterbirth stesso. Va preso come un... aspettiamo 3 mesi e il gioco sarà magari 3 volte quello che è adesso. Ci saranno troppe cose in più, ci saranno cose divertenti. E... nel senso, mi dà l'idea che l'idea di gioco che volesse Edwin McMillan c'è stata ed è arrivata. A un suo punto c'è anche altro, per dire. Nel senso, con Afterbirth hanno fatto un bel lavoro e era il lavoro che aveva in testa McMillan. Adesso invece spazio alla comunità, che può fare robe a livello dello stesso titolo originale, se non migliori. L'abbiamo visto con Antibird e non vedo l'ora. Cioè, Antibird a me ha lasciato a bocca aperta, sinceramente. Mi ha fatto divertire un sacco e mi ha gasato tantissimo. Immaginatevi ogni mese avere 3 Antibird che vi danno la stessa sensazione. Per me questa sarebbe una vittoria definitiva, cioè, spettacolare. Comunque non ci credo, è la prima volta che andiamo in una stanza segreta, grid. Però io ho un bordello di soldi. Mi stai mangiando, Sionia. Non sparare più, che mi incazzo come una scimmia. Ho un bordello di soldi e posso spendere un po'. Io volevo cuori grigi, motivo per cui sono venuto qui, però. Se proprio... ti usiamo una volta, poi ti posiamo. Cioè, in realtà, vi dirò. In verità vi dico... la Friendly Ball mi ha un po' rotto i coglioni, però... se capita quello che spara Brimstone, è sempre un piacere. Oh no, ok. Non si è messi malissimo, ma siccome l'ho detto, non riusciremo ad andare più avanti nel prossimo piano. Tra l'altro un'altra cosa abbastanza... perché ho usato la... Red Ball, allora andiamo di qua. Un'altra cosa un po' impegnativa da registrare è che gli ultimi 2 video, ragazzi, 1 ora e mezza a video, cioè per... in 3 ore ho fatto 2 video. E, cioè, mi viene l'esaurimento nervoso, capite? Cioè, se con 3 ore del mio tempo riesco a portarvi solo 2 video, per me è la morte. Cioè, pensate invece fare una serie di giochi da 30 minuti, cioè di... una serie di un gioco in cui i video durano 30 minuti, che è una durata adeguata, secondo me, per un video. In alcuni casi potrebbe durare anche 20, secondo me, però 30 ci sta, un intrattenimento un pochino più lungo. E sarebbero stati, in quel caso, grande col Brimstone, peccato che non ci fosse il nemico, sarebbero stati 6 episodi al prezzo di 2, cioè, vi rendete conto? Cioè, in realtà, in questo caso sono stati, merda, 2 episodi al prezzo di 6. È un prezzo un po' alto da pagare, e soprattutto porta anche un pelo all'esaurimento, perché è pesante, appunto, anche parlare 1 ora e mezza, e tra l'altro forse, mi sembra, quei 2 episodi li avrei registrati nella stessa giornata, con... sicuramente un po' di stacco tra uno e l'altro, ma è stato estenuante. Cioè, volevo
Ma si vede benissimo anche nei video che non ce la facevo proprio più. Non volevo usare una chiave, però è lo stesso. Bob's Rotten Head, la prendiamo, la posiamo. Magari diventiamo Bob, ci può dirlo. Range come si è messi? Che non ci ho mai fatto caso, ma mi sa abbastanza bene. Mi davo già per colpito. Guarda, è nel dubbio. No, tanto la stanza vieta l'hanno già trovata, quindi lancia. Non vo... Sto usando tutte le chiavi perché non c'è abbastanza spazio e non riesco a muovermi. Pokéball, lanciala. Questa. E usiamo tutte le chiavi, va bene. Possiamo anche usare tutte le chiavi. 382, fantastico, fantastico. Bene, 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 bene. Quello che cercavamo. Ma Temesi non è proprio quello che cercavamo, ma va bene lo stesso. Infested va bene. Spawniamo qualcun altro. Basta che il culetto resista almeno per il boss. Perché un brimstone contro il boss non è male. Ah, siamo già da mamma. Vi tende scherzando? Grande, avete visto quanto danno gli ha fatto. Oddio. No, me l'ha distrutto. Bastarda maledetta, mamma. Ti odio. Tu non sei la mia vera madre. No, in realtà lo sei anche, però. Io devo andare da Satana. Ah, beh, quindi è indifferente. Quindi prendo la Polaroid. Perché con la Polaroid, avendo tutti quelli grigi, poi mi dà lo scudo di protezione. Sembro scemo, invece dico anche cose intelligenti. Mi sta salendo un po' mal di testa o sto sbagliando? No, mi sembra di sì, che bello. Devo finire la run prima che mi scoppia anche la testa. Sì, non sono stato molto fortunato in questo senso. Però c'è da dire che le challenge ci stiamo levando. Se non avessi fatto il victory lap, magari non durava un'ora e mezza. E quindi tutto sommato, cioè, non posso neanche lamentarmi più di tanto. Forse in parte è stata anche colpa mia. Cioè, almeno per il victory lap è stata colpa mia, senza dubbio. Però ho detto, beh, dai, facciamolo. E c'è stato, tutto sommato, è stato divertente. Cioè, no, in realtà, neanche tanto. Secondo me victory lap è carino da fare quando si arriva in condizioni non particolarmente potenti. E dici, vabbè, dai, facciamoci un'altra partita e vedi un attimo come ti va. Così per fare. Cioè, che comunque non te la fai a razzo. Se no, non lo so, potrebbe essere anche interessante invece se sei stra OP fartela veloce. Cioè, in realtà, no, perché non è particolarmente soddisfacente. Avete visto anche voi, a un certo punto non... Non è che non avesse così senso, però va bene. Cioè, non avevo neanche voglia di raccogliere gli oggetti. C'è stato un momento dove potevamo rompere la run e ho detto no, comunque. Ah, bella, sto posto. Cazzo, non mi avesse dato una cosa buona. Ah, c'è da dire che abbiamo avuto fortuna qua con gli oggetti. Dovremmo essere in grado di gestirli. Oggetti di gappi? Solo uno abbiamo ricevuto, sì. Non mi ha dato il patto con Satan, eh? Stavo pensando, perché? Ma perché le percentuali mi sono andate a mio sfavore. Che belli sono per i mostri spawnati che sparano col brimstone, cioè... Se ti capita contro il boss è... una vittoria facile. Ah, dimenticavo che andava avanti. Loki! Esplodi, 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 esplodi. No, quasi. Quasi, nel momento sbagliato. A sto punto c'ho lo scudo, per questo ho preso la Polaroid. Vabbè. Vorrei tanto avere ancora la... Oh, monete ne ho? Quante ne vuoi? Come si dice la... ci siamo quasi, però. La capacità di vedere tutto il piano. Cuori rossi non voglio. Non ne ho e non ne voglio dare i miei cuori neri. Non so perché sono andato di qua, perché palesemente non può essere la stanza del boss quella in fondo, però può essere qua a destra. Ma non credo ci sarà, perché è troppo breve, troppo vicino all'inizio. No, invece è questa. Che senso ha avere ancora trinket per le carte quando non posso più le carte? No, che probabilmente le spawna al posto. Terraform, ok. Le spawna al posto del delle pillole. Cioè, ci sono alcune pillole che sarebbero comunque carte, che però vengono presentate come pillole. Satana qua, mi pareva il caso. Direi decisamente pigiama. Quindi più piccoli mi sono. Io prenderei sicuramente il marchio e ti dico che prendo anche sono Leviatano, tra l'altro. Prenderei anche Mode Void. Danno continua ad aumentare, noi siamo sempre più veloci, sempre più piccoli e sempre più pericolosi. Ah, tra l'altro Mode Void mi ha dato dei cuori neri. Beh, comunque qualcosa del marchio. Marchio dà dei cuori neri o grigi.
Aspetta, bevo un attimo perché sono sempre in fase di soffocamento. Ok. Non credo sia a sinistra. Però già che ci siamo vicini, uno ci prova. No, non era qua. Oh, che stanza di merda! Questi sono i nemici che più odio. No, c'è di peggio. Però mi danno. Ecco, Maw the Void è ottimo perché i nemici che riesco a buttare giù. Ah, sono morti tutti. Ah, per il cuore nero. I nemici che riesco a buttare giù con il. Questo cerchio nero, c'è una possibilità che mi diano. Cuore nero. Non so se scala con luck. Perché se qui scalasse con luck non siamo messi bene perché. Non ho tanta luck, però no, direi di no. Perché anche se ho zero luck sono riuscito a combinare qualcosa di buono. Però ci sta un botto a caricare. Che sia scalato sulla Rate of Fire. Però la Rate of Fire, bene o male, è alta. Non capisco più chi è mio nemico, chi invece no. Capisco perché non stessi colpendo. Due cuori rossi, no? Un cuore grigio, sì. E un Pokémon da spawnare, anche. Che è una torretta. No, non vuole farla. E andiamo di qua. E uno. Merda, spero che questo danno. E due. E una chiave che non serve a niente. E una moneta che serve ancora meno. Ah, c'è un arcade room di qui non. Ah, infatti ero curioso solo perché era stretta la stanza per vedere. Ah no, c'è un bagger, c'è un bagger, c'è un bagger. Anche se mi desse un HP up non so se lo vorrei perché. Non vorrei che mi fregasse l'effetto della Polaroid. E se però mi desse la bussola, velocizzeremo un po' la situazione. Vabbè, il fagiolo nero, oggetto di merda però. Pillola che è. No, questo non lo volevo. Mi piaceva essere piccino picciò. Ok. Stavo fermo, risolvevo il problema. No problem comunque. Abbiamo tanta vita, abbiamo tanti cuori neri, possiamo spawnarne altri. Cosa ci rimane di oggetti davvero fieri che possiamo attenderci? Magari un patto. Cioè, il patto in teoria. E Cricket Sad l'abbiamo preso come. Nel senso come damage up. E quindi. Quali altri sono? Oh, One Mix Small, grande. Quali altri sono gli oggetti che hanno effetto moltiplicativo su danno? Ah, lo so, Magic Mushroom. Dovrebbe aggiungere uno a tutto e dare un effetto moltiplicativo sul danno e quindi aumentare di brutto il danno che facciamo. Tant'è, il boss non è qua, però sarà di qua. Meno male che avevamo la mappa, almeno magari a consolazione. Non so come ho fatto. Non fatelo a casa. Mi raccomando. Ok, spawniamo. Ma tanto siamo messi bene, non dovremmo avere problemi contro il cuore. E fu così che morì contro il cuore. Asfaltato in 3 secondi, 9 morti dell'infamia. No, dobbiamo stare attenti a non perdere troppa vita per il prossimo piano. E poi trovarci tipo ad affrontare Satana con mezzo cuore e prendere troppe miniate. Sto per dire, perché spawno mosche e non ne spawno io, le spawna il baby. Rotten baby. Ah, ok, sì, devo andare da Isaac, non da Satana. Non so perché. È la croce che mi ha fottuto. Ok, attimo di panico comunque. Non mi ricordo che effetto faccio invece è negativo. Cioè, la Polaroid me lo ricordo, se non hai cuori rossi, mi sembra. Mi sembra. Il danno che prendi ti spawna un breve scudo. Proviamo giù. Ma il negativo non saprei proprio dire. Qui mi stavo grattando il naso. Cioè, è evidente che mi stava per colpire, però. Ho un prurito in faccia perché in questi giorni ho preso un po' tanto freddo. E mi si sono seccate le manine. Motivo per cui mi sono dato della crema. Ma nel momento in cui mi sono sfiorato il naso, avendo le mani un pochino. Unte con la crema. Perché ho usato la. Coglione. Sono scemo, eh. L'ho visto che era un tears down. Ho detto, ma sì, ma usiamolo. Perché voglio dare un vantaggio ad Isaac. Dicevo, nel momento in cui mi sfioro la faccia con le manine, adesso mi prude tutta la faccia perché c'è tutta la crema che prude. E più mi gratto, più mi prude. Perché c'è ancora più crema. Sì, Cricket Sad potrebbe essere stato l'oggetto per tipo. No, non lo so in realtà. Non so poi dire cosa ci ha salvato in realtà qua in mezzo. Ok, ci siamo ancora te. Beh, Maw the Void è un oggettone sempre, eh. Ricordiamocelo. I patti con Satana ci ha salvato, li abbiamo presi tutti e siamo riusciti a goderceli tutti anche. Proviamo a sinistra che c'è stanza grande. Sì, Maw the Void è un bel oggettone. Poi se abbiamo tanto danno, abbiamo Rotten Baby che spawna una mosca che fa il doppio del nostro danno. Ben venga.
Ok, non era decisamente qua. Bastardo, maldetto. Me la sono anche cercata male. No, ho lanciato la bomba. Oh, sì. Fantastico. No, c'è ancora il cavallo. Già me l'avevo dimenticato. Proviamo su di uno, ma secondo me è a destra. Ma no, invece qua. Visto? Non devo fidarmi del mio intuito. Devo andare a cazzo di cane come sempre. Funziona sempre. Ed è anche questa challenge andata. Beh, tutto sommato ho qualche breve soddisfazione nel vedere. Nel vedermi riuscire a portare. Non riesco a parlare italiano. Comunque nel riuscire a portare a termine qualcosa. Diciamo che le ultime run fatte in Afterbirth non sono state particolarmente fortunate. Merda. Adesso muoio, faccio troppo lo spesso. Oh sì, abbiamo vinto. Morto contro Isaac. La sto anche un po' cercando, però. Me la sento anche abbastanza. Dai che sei morto. Olè! È andata. Sono il miglior allenatore di Pokémon. Charged Key? Chissà cosa fa la chiave carica. Beh, lo scopriremo se mai dovessimo trovarla nei prossimi episodi. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace.